Bello però, mi piace tanto ragazzi, mi piace davvero tanto. Il muso anche molto particolare. Madonna mia ragazzi, che ansia. Bella, ecco, anche questa luce qua si vede anche bene. Davvero figa ragazzi. Come macchina mi piace tanto. Il muso è molto particolare, dopo andremo a analizzarla ragazzi. Oddio ragazzi, è stranissimo. Cioè sembra che abbia la sospensione push road. È incredibile il push road. Tutti si aspettavano che avesse il pull road, invece ha push road. Quindi strana questa cosa. Allora io direi di fare un passo alla volta. Analizziamo il muso. Il muso è diverso da quello che abbiamo visto finora. Va a terminare con l'ala praticamente, ed è molto più affusurato. Ricorda un po' quello di Williams come muso, secondo me. E vediamo anche il primo profilo in basso dell'ala, che ha sempre un pochino più in basso rispetto agli altri per far confluire l'aria sul fondo a vettura, come aveva anche Aston Martin e McLaren alla fine. Però il muso termina un pochino dopo rispetto a quello di McLaren e Aston Martin, quindi un pochino più allungato. E vediamo poi sui lati un pochino più aperto per far confluire l'aria anche all'esterno della vettura. Le prese d'aria dei freni sembrano abbastanza piccole, però mi sembrano quelle reali alla fine, non mi sembrano troppo piccole, quindi quello sì. Come vi ho detto, sospensione push road. Le pance mi sembrano strane ragazzi, le pance sono stralte e lunghe. Sulle pance vediamo, sono allungate, ricordano un po' del modello della Formula 1, così allungate, quindi magari anche lì si stanno nascondendo tanto secondo me sulla parte delle pance, perché mi sembrano quasi molto simili a quelle del modello che hanno presentato l'anno scorso a Formula 1, quindi non mi sembrano innovative su quel punto di vista. La parte del fondo l'andremo a vedere da un'altra immagine. Da questa immagine qua si può vedere anche la parte superiore delle pance, che è molto scavata, probabilmente per far confluire i flussi d'aria calda che arrivano dalla parte del motore. Anche il muso è molto alto per cercare di far confluire l'aria comunque sotto. Ok, vedete qua che c'è questa parte qua che serve per far confluire l'aria al di fuori della vettura, all'esterno della vettura. Quindi questo è fondamentale. La pancia è posizionata in alto, quindi come schema di pancia è molto simile a quello che avevamo visto, quello di Giorgio Piola che ci aveva disegnato, è simile a quello di Haas praticamente. Però le pance sembrano abbastanza tradizionali. Per me si stanno nascondendo ragazzi sulle pance, perché mi sembrano strane, così larghe e così diciamo grosse anche. Quindi mi sembra strano. Anche la parte qua mi sembra poco rastremata, nel senso alla fine c'è un canale molto piccolo che indirizza l'aria sia al di fuori della vettura sia sulla parte posteriore della macchina, quindi anche quello bisogna prendere un po' con le pinze. Rivediamo le branche di squalo, diciamo queste prese d'aria per raffreddare il motore, che erano presenti anche sulla Aston Martin. Queste insomma, le ritroveremo anche sulla vettura ufficiale. È molto scavata in questa parte qua, cosa che non avevamo visto invece in altre vetture. Vedete ragazzi, qua, questa parte qua è davvero poco scavata. È incredibile che sia così poco scavata. Aerodinamicamente parlando è davvero poco efficiente questa mossa qua di Ferrari. Quindi mi sembra che stanno un po' nascondendo sulla parte delle pance. Secondo me le vedremo davvero diverse, perché è davvero strana così, davvero strana. Quindi attenzione, l'airbox triangolare non abbiamo detto, ma quella è una cosa che ci aspettavamo. Con la barra di torsione che è posizionata in alto rispetto all'aggancio poi, che invece è posizionata in basso sulla ruota. E questo angolo qua fa sì che è una sospensione push road. Sì, questa come abbiamo detto prima ragazzi, della pancia, che è molto rastremata, e questa è una cosa molto interessante da vedere. Molto rastremata, quindi convoglia tutti i flussi in questa parte qua, che poi vanno anche nella parte posteriore, oltre ai flussi sia quelli di aria pulita che arrivano dalla parte anteriore, sia i flussi di aria calda che arrivano invece dalla parte del motore. Quella è una cosa che abbiamo detto. Del motore non si può tanto dire ragazzi, perché da questa immagine non si può vedere tanto. Sembra essere sviluppato in verticale il motore, come anche Red Bull. Adesso vi faccio vedere, mi sembra un pochino più alta come macchina, quindi è meno sviluppato in orizzontale, come invece era la Aston Martin, con tutta la parte dei radiatori, l'intercooler, tutto in orizzontale nella parte bassa della macchina. Sembra essere più verticale invece la Ferrari. Vedete anche qua come si estende in verticale la parte del motore. Comunque da questa immagine qua si può già intravedere che c'è l'effetto Coca-Cola. Non si vede tanto perché è un'immagine laterale, mi piacerebbe vedere l'immagine dall'alto, però si può intravedere che la parte qua posteriore va a restringersi creando questo effetto Coca-Cola, come ha fatto vedere prima anche quelli di Formula 1 in generale, ma quello che avevano notato subito anche nella presentazione. Questa parte qua sopra la pancia è molto scavata per far confluire sia i flussi d'aria che arrivano dalla parte anteriore sia quelli che arrivano dalla parte del motore, quindi a queste prese d'aria, queste branchie di squalo. Entrambi questi flussi d'aria poi arrivano nella parte del beam wing e del differenziale nella parte posteriore. Quindi diciamo che l'obiettivo in queste macchine 2022 è sempre di mandare i flussi d'aria nella parte posteriore della macchina, e Ferrari l'ha ingegnato in questo modo. La parte del differenziale rimane abbastanza uguale. L'ala posteriore, come vi ho detto, è abbastanza curva, è molto inclinata verso l'alto. Vedete come la parte di McLaren è molto più piatta nella parte posteriore, mentre Ferrari è molto più curva e inclinata. Questo si può vedere benissimo dall'immagine.
Diciamo che la maggior parte dei team finora hanno mostrato un'ala posteriore simile a quella di McLaren. Invece Ferrari è molto più estrema su questo. Più prese d'aria, più profili, diciamo, l'ala posteriore. È meno un pezzo unico. Questa è una cosa che si può notare dell'ala posteriore. Molto interessante. Comunque hanno nascosto tanto, ragazzi. Sono d'accordo con voi. La parte dell'ala anteriore anche è molto nascosta, ragazzi. Come forma, secondo me, avrà più la forma cucchiaio. Quanto è bella! È davvero bella, ragazzi. Piace tanto anche a me come macchina. Come livrea è davvero figa. Secondo me i dettagli in nero ci stanno. Il lavoro sul motore è fondamentale, perché come ho detto anche prima, ragazzi, i motori saranno congelati fino al 2025, quindi non si potranno modificare, quindi sarà importante per Ferrari aver azzeccato il motore. Poi il resto, ogni stagione ci puoi lavorare un po', modificare l'aerodinamica, però il motore fino al 2025 non puoi toccarlo. Niente, vabbè, comunque si vede, ragazzi, qua si vede questa parte qua, ragazzi, questi flap qua sotto le sospensioni. È vero, non le avevano notati nella presentazione, sono una cosa da notare. Interessante questa soluzione qua, perché è la prima macchina che abbiamo visto che introduce questi flap qua alla fine, diciamo, di copricerchi. Quindi interessante, interessante come cosa. Bene, ragazzi, ci vediamo quindi domani 9.45 per vedere la Mercedes. Vi aspetto, carichi, vi ricordo i miei social in descrizione. E pubblico un video ogni due giorni sulla Formula 1. Grazie mille a tutti di essere stati in live. Ci vediamo quindi domani. Vi aspetto come sempre anche su Twitch in live. Quindi avete tutti i miei social in descrizione. Su Instagram vi avviso sempre quando esce un video, quando vado in live, anche su news che magari escono fuori, sulla Ferrari, sulla Formula 1. Sapete tutto su Instagram. Ci vediamo quindi alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.